Sarà capitato a tutti di alzare lo sguardo al cielo e scorgere numerose scie lasciate dal passaggio di aerei, o almeno così siamo solitamente portati a pensare. Ma è sempre vero? Studiosi di tutto il mondo e associazioni per la cura e la salvaguardia dell'ambiente da anni si dedicano allo studio e al monitoraggio del tasso di inquinamento delle città provocato proprio da queste inquietanti scie aeree. In effetti esistono delle scie che, date le notizie trapelate da più parti del mondo, è ipotizzabile credere abbiano un'origine differente e non così ovvia come possiamo pensare. Le scie servono per tantissimi motivi. Più importanti? I più importanti potrebbero essere relativi forse all'uso militare, all'uso per l'ARP, cioè quindi creare uno schermo di sali di bario, di alluminio e di quarzo. E quindi creiamo uno schermo con il quale voi, attraverso l'ARP di cui avete già parlato in precedenza con Carmine, possono mandare delle microonde, farle rimbalzare e colpire un punto specifico. Ammettiamo che il punto specifico sia al largo del Mar del Giappone. Tutti sappiamo che le microonde, l'acqua messa dentro il forno a microonde bolle, e quindi se colpiamo il mare con 5 milioni di watt di microonde facciamo bollire l'acqua e creiamo lo tsunami, diciamo. Parliamo di scie chimiche, che si pensa essere un presunto miscuglio chimico di bario, alluminio, silicio e altre sostanze di cui il cielo sarebbe pregno, e che sarebbe questo mix a creare quello che viene tecnicamente chiamato strato elettroconduttivo, che può portare a non poche problematiche legate alla salute delle persone, con la conseguenza di gravi malattie respiratorie, anche croniche, e di forte inquinamento atmosferico. Tanti sono gli studiosi che avanzano un'ipotesi di cospirazione internazionale, volta al controllo diretto del clima, della terra, ma non solo. Spesso queste scie sono la testimonianza del passaggio di aerei di linea e molto più spesso pare si tratti di aerei privati come quelli militari. Sembra che anche aerei di linea facciano queste scie e che ci sia un particolare meccanismo all'interno del motore, dove c'è l'elica, un piccolissimo erogatore con il quale riescono a fare delle scie anche con gli aerei di linea, però non vengono utilizzati molto spesso. Più che altro utilizzano aerei privati, cioè compagnie private, che vengono affittate proprio allo scopo specifico. L'allerta per lo stato di inquinamento delle città dovuta alla concentrazione delle polveri sottili, di tossici chimici, nonché di inquinamento acustico provocato dal passaggio di questi aerei, è altissimo.